Busso, oltre che essere un'amica, è una delle massime esponenti, posso dire, della neuropsichiatria infantile siciliana, io penso nazionale, Esagerato. esperta in disturbo e comportamento alimentare. Vorrei fare un focus su questo tema. Il disturbo e comportamento alimentare sembra che sia una patologia anche, come dice, che aumenta, che necessita di risposte. Qual è la situazione in questo momento La in situ Italia e in Sicilia? Beh, In Italia. in generale la situazione rispetto al DCA è in atto che da un punto di vista della manifestazione del fenomeno è cambiato tantissimo. Mi occupo da circa 20 anni, è cambiato tantissimo la manifestazione perché eravamo abituati a dei quadri nosografici precisi, oggi sono cambiati tantissimo. Infatti anche l'inquadramento diagnostico è più dettagliato, non si parla solo più di anoressia e bulimia, ma si parla anche di binge eating, druncoressia, bigoressia. Non sto qui ad elencare tutte le forme, si parla di disturbi alimentari dei bambini molto piccoli che sono inquadrati in maniera ben precisa da un Quando punto dici di vista bambini che piccoli, a cosa ti mi riferisci? riferisco proprio all'infanzia. I casi sono descritti da tanti anni di bimbi piccoli, ma ora c'è un fatto epidemico. È epidemico in questo momento, quasi epidemico il problema. Il punto è che non abbiamo dati epidemiologici perché non ci sono i registri e quindi il dato è sottostimato. E non abbiamo una, veramente la misura di quello che sta succedendo. Io posso parlare da clinico, da quello che vedo in questi anni come è cambiato il fenomeno e i piccoli arrivano sempre di più. Non è un'esperienza solo del nostro centro, ma di tutti i centri di neuropsichiatria infantile che si occupano di disturbi alimentari e i piccoli sono già bambini di 2-3 anni, sono i Ma un preadolescenti. pediatra, un medico di famiglia, una famiglia come fa a individuarlo più precocemente possibile? Ottimo, ma molti di questi problemi venivano inquadrati ora o come problemi organici o come capricciosità o errori gestionali da parte della madre, no? Diciamo, dell'alimentazione. È chiaro che ci sono tante componenti nel determinare il disturbo alimentare del bambino, ma oggi ci sono criteri diagnostici ben precisi, sono inquadrati, ci sono soprattutto una scuola londinese e francese che sono riusciti a darci dei criteri per classificare il disturbo alimentare ed esistono disturbi alimentari dei piccoli anche molto importanti, molto pericolosi se vogliamo, e disturbi alimentari che si possono gestire sicuramente più facilmente, che sono attinenti più alla relazione, quindi il disturbo oppositivo, la neofobia, no? Un nuovo disturbo alimentare che stiamo vedendo tantissimo nei piccoli, che attiene proprio alle caratteristiche culturali. Del nostro modo di gestire il nutrimento, ma anche il narcisismo della nostra società, Primi sintomi, primi segni che bisogna individuare per chiedere aiuto a uno specialista da da parte parte del di una famiglia oppure genitore. del genitore oppure anche del pediatra, del medico di famiglia. I segni chiaramente innanzitutto è lo stile alimentare del bambino, no? Il bambino che rifiuta l'alimento, il bambino che è troppo selettivo, il bambino che ha lo svezzamento e non vuole assaggiare i cibi nuovi, questa è la neofobia. I segni riguardano comunque la relazione col cibo in ogni caso. È chiaro che non tutti i bambini che fanno un capriccio, che rifiutano e che hanno un disturbo reattivo, magari hanno avuto un trauma e rifiutano il cibo, sono disturbi alimentari. Però il segno primo è lo stile alimentare del bambino, che è fuori da quello che dovrebbe essere lo stile, cioè che non è quello che dovrebbe essere lo stile di quella fase evolutiva, di quella fase evolutiva. È chiaro che se un bambino mi rifiuta i cibi solidi a 2 anni, 2 anni e mezzo, siamo ancora in una fase di adattamento, ma se me le rifiuta il 14enne o il 12enne che mangia solo roba liquida e magari fa una vita da ragazzetto che va in discoteca e poi piglia il biberon, lì siamo già in un chiaro disturbo alimentare. Quindi i segni riguardano, dicevo, il rapporto col cibo e chiaramente anche la relazione con l'altro, quindi con la madre, con l'ambiente. Nella sfera alimentare, cioè il bambino è Colpisce. sereno e tranquillo, però quando deve mangiare è disarmonico anche nelle relazioni. Chiaramente va fatta una buona diagnosi differenziale con disturbi organici che poi possono portare all'inappetenza. L'altro segno è il ritardo di crescita, questo riguarda il pediatra, il ritardo di crescita, il dimagrimento che non ha un'origine organica. Quando c'è questo bisogna pensarci. Qui in senso restrittivo, ma abbiamo anche i bambini che soffrono di disturbo alimentare al contrario. Il binge eating non è solo degli adulti, ma di bambini. Tante obesità dei bambini
sono legate a questo discontrollo dell'impulso. Quindi anche quando c'è un'obesità che non ha ragioni organiche, è bene pensare a un disturbo alimentare che è inquadrato in maniera chiara dalla classificazione diagnostica di cui parlavo. L'età di massima insorgenza, qual è che è registrato attualmente? E c'è differenza fra maschile e femminile? Una volta si parlava più del femminile, mi sembra che adesso è cambiato sì. molto. Massima insorgenza di disturbo in generale alimentare è sempre la fascia adolescenziale. Per i disturbi di tipo anoressico siamo sempre con i picchi intorno ai 14 anni, 16 anni, se non ricordo, insomma l'adolescenza. Per il disturbo di tipo bulimico un po' più puro è più tardivo, intorno ai 18-20. La questione maschi-femmine, si riduce sempre più il gap, anche se resta a vantaggio delle femmine, cioè il femminile si ammala molto di più del maschile. Rispetto all'anoressia eravamo 1 a 10, per la bulimia ancora più basso, 0,3 se non ricordo male, comunque ancora più basso il maschio bulimico rispetto alla femmina, ancora più bassa la statistica. Invece il binge eating, l'impulsia, è molto più alto. Ci sono statistiche che ci dicono dal 3 al 10% che si ammalano i maschi, cioè è più frequente, e questo è il binge. Però ora abbiamo i nuovi fenomeni, abbiamo la bigoressia, che è l'anoressia al contrario dei maschi, e quindi c'è, il fenomeno si sta manifestando con una fenomenologia nuova in qualche modo, con comportamenti che coinvolgono sempre più i ragazzi, per esempio delle diete esagerate, un eccesso di attenzione all'esercizio fisico o all'andare in palestra, che non è finalizzato tanto alla performance, a migliorare se stesso, ma a mantenere la tartaruga, eccetera. Quindi anche se minimo lì noi abbiamo un disturbo alimentare, perché il problema della gravità del disturbo alimentare non sono gli indicatori, solo gli indicatori strettamente clinici, che so, l'indice di massa corporea o altro, lo stile di vita e il pensiero. Cioè, e la psicopatologia vera è il pensiero, lo stile di pensiero. Il contesto, cioè, le nostre culture incidono molto. Tantissimo, perché sicuramente tra i fattori patogenetici è fortissimo l'elemento culturale ambientale. Le mode, per esempio, che stanno innescando le diete che poi diventano un problema. I modelli ci appartengono a tutti, tutti vogliamo essere magri, cioè le fobie perché il cibo deve essere sano, buono, quindi le nuove forme sono anche disturbi alimentari che hanno una radice un po' diversa, cioè la fobia del mangiare, cioè di mangiare male, l'ortoressia è tipica, quindi ci sono tanti elementi che appartengono alla cultura del nutrimento che abbiamo adesso, che sicuramente c'entrano col disturbo, tanto anche con i piccoli tante madri sono affette dal disturbo comunque al confine, o comunque sono madri impanicate dal non nutrire bene il bambino. Quindi l'elemento culturale è fondamentale, ed è lì che bisogna lavorare per un cambiamento vero. Come dire, una famiglia che ha questo problema, che poi questo problema incide moltissimo nella preoccupazione familiare, a chi si deve rivolgere, a che punto siamo? Acireale è uno dei punti, mi pare, un punto di riferimento sicuramente siciliano, non so se anche altri posti si rivolgono a voi. Qualcuno dalla Calabria. Tu fai parte della commissione che ha scritto le linee guida, facciamo parte di una commissione della regione, sembra che prossimamente verranno approvate queste linee guida. Cosa prevedono? E i cittadini oggi a chi si devono rivolgere, quali sono i servizi su cui bisogna puntare per sviluppare servizi che il nostro territorio potrebbe cominciare a dare o già dà? Quali sono i servizi, certo, che dà? Okay, ho capito. Ma in atto è chiaro che il cittadino si deve rivolgere tanto al curante, il quale dovrebbe avere come riferimento, perlomeno l'organizzazione dei servizi dovrebbe essere primo livello il medico curante sensibilizzato, che ha comunque i criteri per orientarsi nella diagnosi. Quindi innanzitutto al curante o al pediatra o al medico generico, può accedere anche direttamente ai servizi specialistici, per esempio quelli di neuropsichiatria infantile o di psichiatria, però a loro volta dovrebbero e devono avere un servizio, un ambulatorio dedicato, perché una diagnosi approfondita sicuramente è multiprofessionale, multimodale, dobbiamo vedere tanti livelli per fare una diagnosi chiara. Quindi qual è
primo livello il pediatra e il medico, secondo lo specialista, ma lo specialista di un ambulatorio dedicato, ed è questo che prevedono tutte le linee guida. L'ambulatorio fa la diagnosi differenziale se c'è o non c'è un disturbo alimentare. Una volta che fa la diagnosi differenziale, ci dovrebbero essere gli altri livelli, che sono il The Hospital, la residenzialità, il ricovero per i casi urgenti, la semiresidenzialità. Cosa abbiamo noi? Noi cosa abbiamo? Da Cirea le posso dire cosa c'è. Allora, così come modello, c'è un ambulatorio che accoglie i pazienti inviati dai pediatri, dagli endocrinologi, insomma da chi raccoglie la prima domanda. L'ambulatorio fa la diagnosi differenziale, c'è un medico, uno psicologo, e se c'è un disturbo alimentare poi si fa il progetto individualizzato su quella persona e si delineano le linee dell'intervento, le linee che possono restare linee di intervento ambulatoriale, che prevede sicuramente il monitoraggio clinico, le cure farmacologiche se sono necessarie, soprattutto il lavoro psicologico e comunque la stesura del piano nutrizionale e soprattutto l'appoggio e l'aiuto alla famiglia, che diventa uno degli agenti fondamentali per la cura di questo disturbo. Cioè, non ci possiamo sognare con i bambini o con i minori, ma secondo me anche con gli adulti, di poter trattare un problema senza lavorare con la famiglia. Quello è fondamentale, la cifra che cambia la prognosi è quella. Poi chiaramente il progetto può prevedere anche interventi di livello più alto se sono problematici, qual è il ricovero ospedaliero oppure un ricovero in semiresidenzialità o nelle comunità. Cioè, in linea di massima è questo. In Sicilia cosa c'è? C'è una costellazione di servizi e di risposte piuttosto varia. Per esempio, noi abbiamo per i minori ambulatorio, The Hospital e Recover. Ci sono altre province che hanno dei servizi ambulatoriali, altre province che hanno servizi ambulatoriali e semiresidenzialità, tipo centro diurno. Adesso io li conosco perché abbiamo rete, c'è un servizio che ha anche la residenzialità a Palermo. Quindi ci sono delle risposte diverse che secondo me vanno in qualche modo uniformate, vanno con le linee guida uniformate e collegate in rete. Questa è la risposta. Linee guida, noi speriamo che nelle prossime settimane possano essere approvate con un decreto regionale. Speriamo proprio, sì. Abbastanza, sono pronti. Fondamentale. E poi il piano strategico per la salute mentale prevedeva 50 posti letto per disturbo alimentare, 25 Sicilia orientale, 25 Sicilia occidentale. C'è. E già preparato il bando, nei prossimi mesi penso che uscirà anche il bando, perché ancora è molto alta o c'è una percentuale di persone che vanno fuori? Sì, gli adulti soprattutto, e comunque sì, cioè vanno fuori con tra l'altro disagio della famiglia, ma anche un lavoro che si fa sulla persona, ma manca il lavoro con la famiglia, anche se le famiglie in qualche modo quando vanno in residenzialità ci si lavora, salgono a trovare i figli, fanno le sedute, ma non è la stessa cosa, certo, che territorializzare la risposta, ma soprattutto non c'è il lavoro sul contesto, certo, contesto di vita, cioè scuola, questo a noi la cifra che cambia tutto è poter lavorare sul contesto. Io infatti spero che, sembra che la regione siciliana si stia attivando, sì, c'è stato un fermo di un periodo, però nel piano strategico avevamo previsto questi servizi, perché appunto quello che dici tu in fondo emerge con chiarezza, mi è chiaro, l'intervento con la famiglia, sì, e con il contesto e sì, che quindi un ricovero fuori di fatto poi è sempre parziale. Diventa parziale, è a rischio di ricaduta. Quindi speriamo noi, no speriamo, io sono certo, un po'... come dice, ottimismo e la volontà. Sì. Speriamo che anche in Sicilia si riesca a dare questa risposta. Ma perché? Che no? Mai i dati che tu dici epidemiologici sono abbastanza elevati. Sì, sì, assolutamente. C'è un alto indice di ricorso chiaramente a residenzialità fuori regione. Possiamo dare un'ultima battuta sulla speranza? Che possibilità di guarigione ci sono? Una famiglia ascolta il nostro video, si accorge. Che possibilità di guarigione ci sono? Io questa è una domanda che gradisco moltissimo, perché quando si parla di disturbi alimentari mi capita nei convegni, negli incontri, si dice non si guarisce, si ricade, eccetera. È chiaro che ci sono dei dati statistici che parlano di percentuale di guarigione, non voglio dire quelli, io voglio dire invece che non si guarisce se si pensa che non si guarisce, non per un discorso magico, perché poi si possono mettere in piedi percorsi che anziché curare cronicizzano,
e questo succede. E chi ci lavora, insomma, i professionisti, i ricercatori, ci stiamo confrontando proprio su questo, che il fattore speranza, non illusione, ma speranza, e che significa mettere in movimento una serie di risorse, sia di chi lavora, ma anche attivare le risorse della persona, della famiglia, dell'ambiente, è la cifra che cambia tutto. Nell'esperienza personale, anche di gravità e cronicità grosse, abbiamo risultati bellissimi. Certo, il lavoro è lungo, il rischio di ricaduta c'è, però contesto fortemente, perché l'ho fatto anche in altre sedi, quel motto per cui, cioè quell'adagio per cui sì, però dal disturbo alimentare non si esce mai. Bene, chiudo con le parole di una mia paziente, gravissima, questa ragazza è arrivata a 18 anni, 24 kg. L'abbiamo ricoverata 3 volte, ha fatto psicoterapia di gruppo, ha fatto tutto, adesso è una donna laureata che fa la sua vita. Quando ha superato il problema, si è disegnata la fenice sulle spalle. Cioè si è fatto un tatuaggio meraviglioso, e lo dico come simbolo di tante altre storie. E allora la fenice per lei era: sono caduta, ricaduta dalle mie ceneri, rinasco, ma ovviamente volo più alto, che è questo il senso. E mi ha detto: sono guarita da tutte le mie dipendenze, perché il disturbo alimentare ce l'ha le caratteristiche della dipendenza, quando ho trovato le mie passioni. E questo non è una cosa automatica, è il lavoro che dobbiamo fare. Quindi è un lavoro clinico, è un lavoro psicologico, ma è anche un lavoro più profondo, che attiene proprio al sé della persona. Grazie, non potevamo che finire meglio così, con la speranza di e con la anche di storie vere, di storie concrete, sì, come noi siamo abituati a fare, certo, a lavorare ogni giorno con le persone. Mi piace questo che dici del lavoro con le famiglie, e stiamo introducendo questo lavoro con l'Open Dialogue, ne parleremo prossimamente, in cui si lavora con la famiglia, la rete sociale, è quello che dici tu, lavoro con la famiglia, con il contesto sociale. Grazie, grazie. Grazie a voi.